Vittoria storica del nostro Presidente del Consiglio. Dopo una lunga ed estenuante trattativa conclusasi all'alba, finalmente c'è l'accordo sul Recovery Fund. Evviva! Esultate gente! Sabato tutti ai fori imperiali per la sfilata della vittoria! Recovery Fund oggi ti fornirà una visione che nessun altro ti offrirà mai. Recovery Fund, la prosecuzione del MES con altri mezzi. Lo so, è un video un pochino lungo, ma puoi anche vederlo a rate, non devi per forza visionarlo tutto in un fiato. Ti chiedo però di guardarlo fino in fondo, perché? Perché il meglio arriva sempre alla fine. Ovviamente tutto questo dopo la sigla, si sa. Immagina la scena, sabato mattina ai fori imperiali, la sfilata della vittoria con il rientro del proconsole accolto dalla folla esultante sulla sua quadriga trainata da cavalli bianchi e preceduto dalle vergini vestali che spargono petali di rosa di fronte al suo cammino. E lui, il nostro eroe, accompagnato dal fedelissimo tribuno casalino che gli regge una corona d'alloro sul capo, avanzerà con piglio sicuro a ritirare lo scettro della vittoria nel tempio di Giove. Sto esagerando? Beh, sì, facciamo qualcosa di un po' più modesto, magari di un po' più frugale. Recovery Fund, la prosecuzione del MES con altri mezzi. Scherzi a parte, vediamo quali sono le basi di questo fantomatico accordo. Poi voi mi direte la vostra nei commenti, in piena e assoluta libertà di espressione. Tranne etichettatori compulsivi e maleducati, ovviamente, a cui comunque non do mai credito. Su Recovery Fund e il suo meccanismo specifico di funzionamento ne ho già parlato qui. In questo video parlerò dell'accordo che è stato raggiunto l'altro ieri. In paese si dice che avremo a disposizione circa 209 miliardi, di cui 81 saranno fondo perduto, dicono. In apparenza sembra una figata. Strepitoso, in apparenza. Anzitutto è bene sapere che i soldi cominceranno a essere erogati fra il 2021 e il 2023, non arriveranno poi tutti insieme, bensì in diverse tranche, e il piano sarà funzionante fino al 2026. Peccato che al paese i soldi servano per ieri, ma questi sono dettagli di secondaria importanza. L'importante è che abbiamo vinto la trattativa, una vittoria storica. Mi piace l'odore del recovery funds di prima mattina. Sa come di vittoria. Ogni tranche dovrà essere investita in progetti già delineati dalla Commissione europea che dovranno essere rispettati. Progetti come la digitalizzazione 5G, conversione green e altre amenità del genere, che poco hanno a che vedere con le necessità concrete dei lavoratori dipendenti, commercianti, le piccole microimprese, gli artigiani, i ristoratori, l'ossatura della nazione, per intenderci. Ma anche questi sono dettagli tecnici, sfumature. Dovrà essere predisposto poi a quanto prima un piano nazionale di riforme vincolante in cui si elencheranno gli obiettivi di riforma da raggiungere se si vogliono vedere i soldi. Le tranche infatti sono subordinate al raggiungimento degli obiettivi che di volta in volta dovranno avere l'ok della Commissione europea, dell'Ecofin e degli Stati membri. Quindi ci si impegna non solo a predisporre un piano di riforme, ma esse saranno di volta in volta soggette a valutazione della serie. Tu non conti un cazzo, decidiamo noi come, dove, quando spenderai i tuoi soldi, ok? Quindi le prossime decisioni di politica economica verranno prese altrove, da gente che, diciamo, ha altre priorità rispetto alle nostre. Pertanto il governo, il Parlamento, eccetera, si trasformeranno ben presto in una congrega di passacarte, di esecutori di ordini altrui, cessione completa di sovranità, pena la sospensione del prestito e dell'erogazione del famoso fondo perduto. Come ti ho già accennato nel mio video precedente, ma te lo ripeto a scanso di equivoci, a fondo perduto i soldi non te li dà nemmeno Babbo Natale. Anche lui ti chiede delle condizionalità, tipo fare il bravo o la brava durante l'anno. Qui le condizionalità sono appunto le famose riforme strutturali. Il fondo perduto, che poi non è altro che i nostri soldi che annualmente versiamo alla Comunità Europea in quanto contributori netti, che ci ritornano in parte indietro. Quali saranno nel dettaglio le fantomatiche riforme strutturali? Chi sarà a decidere quali saranno? In che misura saranno adottate? Con quali criteri? Perché
Per quanto tempo? Come andranno a incidere sulla tenuta sociale del paese? Quanto andranno a pesare sul futuro dei nostri figli? Tutto il bestiario di giornalai e parlatori di professione non sembra ci stia perdendo il sonno per dare risposta a queste domande. Comunque, se hai ulteriori notizie verificate, aggiornami pure nei commenti, te ne sarò molto grato. Agevolo sotto in descrizione, per meglio comprendere di che cosa parlo, un documento della Commissione Europea per gli anni 2011-2018, con l'elenco di tagli e privatizzazioni a partire dal sistema sanitario. Il prossimo documento che verrà inserito nel Recovery Funds, presumo, sarà la fotocopia aggiornata del precedente. Dopo un bel teatrino di botta e risposta fra il nostro proconsole e Rutte, l'olandese volante, querelle molto televisiva con la Merkel e Macron sullo sfondo che se la ridevano cercando di calmare i bambini capricciosi, alla fine, dopo 4 giorni di aspri combattimenti, finalmente il nostro amato proconsole ha ottenuto una vittoria decisiva sull'olandese volante. Una richiesta per i giornalisti, vi prego, questa formula narrativa delle decisioni prese durante la notte o addirittura all'alba, sarebbe ora di smetterla, state diventando ripetitivi, cambiate copione per favore. Domanda dello scemo, cosa ha promesso Conte alla Merkel e Macron per sostenere le sue posizioni riguardo al Recovery Funds? Come mai la Merkel alla fine di un incontro della scorsa settimana ha parlato del caso Atlantia? Che gliene frega la Merkel delle nostre autostrade? C'è una relazione fra il suo appoggio in favore dell'aumento dei sussidi all'Italia e le autostrade italiane? I tedeschi stanno per caso mettendo le mani avanti per fottersi a breve le nostre autostrade? Siamo già all'inizio del saccheggio e si stanno semplicemente portando avanti con il lavoro? Sarà argomento di uno dei miei prossimi video. E Macron? Cosa si porterà a casa Macron? Anche questo punto sarebbe da approfondire. Ma io non sono un giornalista d'inchiesta. Se lo fossi, queste sono le domande a cui cercherei di dare una risposta. Recovery Fund, conosciuto anche come The Next Generation Europe, sembra il titolo di una puntata della saga di Star Trek. Recovery Fund, la prosecuzione del MES con altri mezzi. Ricordo, per chi se lo fosse dimenticato, che dal 1 gennaio tornerà in vigore il patto di stabilità, attualmente sospeso causa Covid. Già, il patto di stabilità. Il patto di stabilità è quella specie di trattato supercazzola che imporrebbe, in teoria, agli stati di non superare il tetto del 3% di deficit annuo, pena sanzioni gravissime, tipo procedure di infrazione, commissariamento, troica e altre amenità. Ergo, ci aspetta negli anni a venire uno sforzo veramente enorme, dei sacrifici enormi per ridurre il debito. Peccato non aver approfittato di questa finestra di opportunità data dalla crisi del Covid per andare a deficit e autofinanziare liberamente per gestire l'emergenza nei tempi e nei modi che più ci sono congeniali. Un vero peccato. Ora il punto è questo. Ti danno i soldi, ti dicono come e dove spenderli e per non sfondare il tetto del deficit del 3%, sicuro dovrai tagliare un sacco di spese, privatizzando quel poco di pubblico che ancora resta. Tutto questo in piena crisi economica globale, quando tutto il resto del mondo civile stampa denaro e lo inietta nel circuito come se non ci fosse un domani, per recuperare la domanda interna e impedire i fallimenti aziendali, a noi invece verranno imposti altri anni e anni di austerità, la ricetta perfetta per il fallimento. Chiaro il concetto? Se una nazione non fallisce, d'altronde, come fai a depredarla? Crisi economica che si tramuterà in crisi finanziaria, quando quest'inverno il gettito fiscale crollerà, e infine crisi sociale, ma abbiamo ottenuto una vittoria storica. Il Recovery Fund, a mio avviso, porta con sé un difetto proprio di fabbricazione. I soldi dovranno essere impiegati secondo la vision di un branco di sociopatici che vivono a Bruxelles, mentre ai governi verrà lasciata la decisione sulle spese da tagliare e le imposte da applicare per alimentare l'avanzo primario. L'avanzo primario consiste in quanti soldi entrano in uno Stato rispetto alle sue spese. L'Italia fa avanzo primario da una ventina d'anni più o meno. Entrano quindi nelle casse dello Stato più soldi di quanti ne escono. È il secondo in Europa per dimensioni dopo quello della Germania. Quei soldi servono per pagare gli interessi sul debito e serviranno per ripagare i denari del Recovery Funds. Ricordo che il saldo del bilancio della Comunità Europea deve essere a zero
Pertanto, se escono 750 miliardi di recovery funds, dovranno entrare 750 miliardi che verranno pescati dalle tasse dei cittadini europei. I soldi arriveranno, come ti ho già detto, in tranche. Ogni tranche sarà ovviamente condizionata al raggiungimento di obiettivi di riforma, le mitiche riforme strutturali, che saranno le solite di sempre: tagli drastici ai servizi sociali, alla scuola, alla sanità, tagli alle pensioni, patrimoniali sulla liquidità sui conti correnti, sulla prima casa, eliminazione della quota 100 ovviamente come prima cosa, ripristino delle leggi Fornero e Soci, aumento della tassazione con introduzione questa volta di tasse europee, in modo da dare sempre la colpa a qualcun altro in caso di necessità. E ci sarà la plastic tax, la eco tax, la green tax, la cipalippa tax, tutte rigorosamente denominate in inglese, così la gente non capisce. Dismissione del patrimonio immobiliare pubblico a prezzi non di mercato ovviamente, ma in regalo. Privatizzazioni selvagge del patrimonio industriale pubblico. La Francia sta sbavando da tempo per mettere le mani su Fincantieri e Leonardo, settore aerospazio difesa e i cantieri navali. Ma in definitiva, ma qualcuno ci ha guadagnato? E se sì, in che modo? Per come la vedo io, sicuramente quei quattro calvinisti che vanno avanti a pane e acqua, i frugali per capirci, i capibranco di Olanda, Austria, Danimarca, Svezia, Finlandia e Germania, ci hanno guadagnato, secondo me. In cambio di un aumento dei finanziamenti all'Italia, l'Olanda e i paesi frugali beneficeranno infatti di un rebate. Per intorbidire le acque e far passare per vincente chi in realtà non lo è affatto, i giornalai usano un parolone inglese, rebate, significa sconto fiscale. Già, si sono regalati un bello sconto fiscale miliardario. Dire sconto fiscale e scriverlo sui giornali pareva brutto. Ci sarà uno sconto fiscale sulle quote di partecipazione alla Comunità Europea, che andranno versate per gli anni 2021-2027, la tessera soci del club in pratica. Ti agevolo l'elenco che ho trovato sulla bozza dell'accordo sul Recovery Fund, per precisione all'articolo 152-153 del trattato. Danimarca 377 milioni annui, Germania 3 miliardi e 671 milioni annui, Olanda 1 miliardo e 921 milioni annui, Austria 565 milioni annui, Svezia 1 miliardo e 69 milioni annui. Tutti i soldi che verseranno in meno per il periodo 2021-2027, e indovina chi pagherà la differenza? Gli stati più ricchi avranno delle agevolazioni fiscali miliardarie. Quelli più in difficoltà dovranno pagare anche per loro. È perfetto, non fa una piega. Si inserisce pienamente nel solco della logica neoliberista classica. Più forte domina. La selezione naturale. E i tedeschi conoscono molto bene questa teoria, vero? Ma non basta. La cara Olanda ha ottenuto anche un ulteriore bonus, nel senso, ti facciamo un ulteriore sconto, basta che la smetti di tritare il sacchetto scrotale a tutti, che non se ne può più. Io me la vedo, la Merkel che accarezza il capo del signor Rutte dicendogli, se la smetti di starnazzare ti facciamo un bel regalo, va bene? Il regalo all'Olanda riguarda le aliquote dei dazi per le merci in ingresso nella Comunità Europea, che avviene attraverso il porto di Amsterdam, che è in Olanda appunto, che è il porto commerciale più grande della Comunità Europea e uno dei più grandi al mondo. Dalla proposta iniziale di abbassarle dall'attuale 20% al 10%, passano invece al 25%. Bravo Rutte, bel colpo, complimenti, lo devo ammettere. Quindi, fare quantitative easing da parte della BCE per acquistare BTP, oppure stampare direttamente i soldi e iniettarli nel circuito tramite appunto la banca centrale, eliminando al contempo le difficoltà di accesso al credito, renderlo più agevole per ripristinare la domanda interna e far ripartire l'economia strafregandosene del deficit come stanno facendo tutte le economie avanzate del mondo, come suggerito pure dal Fondo Monetario Internazionale e anche da Mario Draghi. No? Non va bene? Fare come la Fed americana che ha stampato 500 miliardi e li ha offerti direttamente alle aziende in difficoltà per permettergli di pagare gli stipendi? Non va bene nemmeno questo? Mo se troppo ovvio, ci arrivano tutti. Noi europei, noi siamo avanti, noi guardiamo oltre, noi siamo proiettati nel futuro. Durante le crisi bisogna mettere in campo misure anticicliche per uscirne, non fare austerity. E nei periodi di boom economico che bisogna mettere il fieno in cascina per gestire meglio le crisi quando arrivano, quello sì. Si stima che all'Italia servirebbero per l'altro ieri 200 miliardi. Sarebbero bastate due o tre aste BTP e il problema
sarebbe già risolto. Vero che paghi un po' più di interessi, ma in cambio avresti avuto i soldi subito e li avresti potuti spendere nella maniera che avresti ritenuto più opportuna, senza passare prima per il consenso di gente a cui di te non frega proprio nulla, regalando di fatto la tua sovranità a un branco di tecnocrati e di banchieri psicolabili. Ricordo che a fine aprile abbiamo avuto un'asta BTP con prenotazioni per 100 miliardi di euro in un colpo solo. A quest'ora metà del fabbisogno sarebbe stata soddisfatta. Invece il chitarrista che fa il ministro dell'economia, probabilmente a tempo perso, ne ha collocati solo 22 e lo ha fatto apposta. I BTP Futura, riservati ai cittadini italiani, hanno avuto meno successo. Perché? Perché si sono preoccupati per bene di non pubblicizzarli in nessuna maniera, per impedire in tutti i modi, diciamo, troppe collocazioni. A pensarci bene, il chitarrista aveva ragione. Come si fa ad andare a chiedere soldi a strozzo se si scopre poi che sei in grado di autofinanziarti da solo? Come lo giustifichi? Concludendo, a me così a prima vista questo recovery funds non sembra una buona idea così nel suo complesso. Se poi si vuole incensare l'attuale presidente del consiglio per il suo successore storico, fate pure, lanciate i petali di rosa se vi fa piacere, ma temo che questa vittoria storica io credo che la pagheremo molto cara. I soldi che si dice prenderemo in più a fondo perduto, la famosa vittoria storica, serviranno per pagare l'aumento della contribuzione alla partecipazione alla comunità europea per gli anni 2021-2027 e pagare quello che gli altri si sono scontati da soli. In definitiva, il recovery fund è come lasciare la gestione della tua azienda ai competitor, i quali ti diranno pure come gestire le risorse e quali investimenti dovrai fare. Io vedo una sconfitta anche per l'Europa, che ancora una volta si è dimostrata per quello che è veramente. Una specie di accozzaglia male assortita di banchieri e tecnocrati che si strappano le vesti a vicenda, una brodazza che con l'unione dei popoli non ha mai avuto nulla a che vedere. Sei alla fine del video, grande! Adesso ti chiedo di lasciare però un tuo commento, così possiamo conversare sul tema. Qui hai a disposizione un tuo spazio, usalo. Infine ti posso promettere che non ci saranno condizionalità se ti iscriverai al mio canale. Buon cinismo a tutti!